Questo è il titolo che abbiamo fatto, guadagnare senza fatica, cioè non perché veramente si possa guadagnare senza fatica, ma perché abbiamo la sensazione che molti dei lavori che vengono rifiutati, che noi raccontiamo ogni giorno, negozi che chiudono perché non trovano giovani disposti a raccogliere quell'eredità, tra poco andiamo a vedere una pizzeria, non trova nessuno, uno spaccio alimentare, non trova nessuno. Ecco, si è parlato tanto, sì, del reddito di cittadinanza, ma secondo me si è diffusa la convinzione che si possano fare altri mestieri meno faticosi, più facili, dove entrano tanti soldi. Quindi oggi vogliamo parlare di questo, vogliamo vedere se è vero. Si tratta di scorciatoie per guadagnare molto lavorando poco o è solo la foto di tempi che cambiano? Fatemi salutare Mario Adinolfi, ciao Mario, ben ritrovato. Ciao Francesco. Emiliano Alessandrucci e poi saluto Taylor Mega e Annalisa Oddone. Possiamo definirle entrambe influencer. Mario Adinolfi, io mi metto anche nei panni di un giovane, dice scusa, o di una ragazza, ma questi social sono aperti a tutti, dice ma io perché devo andare a fare il pizzaiolo, magari come hanno onestamente raccontato i titolari, ci sono orari, sacrifici, fatica e magari si portano a casa meno soldi. Infatti l'unico piano su cui si può controbattere è il piano morale. Bisogna accettare la, diciamo così, consegna delle giovani generazioni all'ambizione della prostituzione, perché sappiamo che questo attraverso quelle piattaforme, anche secondo una sentenza della Corte di Cassazione, è equiparabile alla prostituzione. Dobbiamo dire che il lavoro migliore da fare per le nostre giovani generazioni è prostituirsi? Se questa è la, diciamo così, il definitivo cedimento che vogliamo fare come generazione degli adulti rispetto ai nostri figli, facciamolo. Io continuo a gridare che invece un percorso di studio, di approfondimento, di capacità culturale, di lavoro su se stessi, poi premia anche economicamente secondo l'impegno che qualcuno ci mette. La retorica dei soldi facili via web o via piattaforme in cui ci si vende senza veli è una retorica insensata e pericolosa, intanto perché, come ha detto anche la persona che ha parlato prima di me, può durare pochissimo il lampo, diciamo così, di economico vantaggio attraverso questo meccanismo su cui si viene sempre superati dalle più giovani e dalle più belle, inevitabilmente. Ma guarda Mario, e poi però perché quella roba di tutto, che si fa in rete rimane tutta la vita in rete, tenete presente questo, tutti i marchi con immagini in cui hai venduto il tuo corpo nudo con prestazioni hard, e quella roba sarà resterà per sempre. Torno da Mario Adinolfi, poi voglio sentire l'Alessandrucci, perché qua c'è un principio, io prendo le parole di Taylor Mega, dice scusate, sarà un problema di chi spende quei soldi, cioè se c'è qualcuno che te li dà, qual è il problema? Sono casi diversi però, attento, Taylor Mega fa l'imprenditrice, fa un percorso totalmente diverso. Ora io penso, io sono un follower di Taylor Mega, guardo anch'io, non sono un maniaco del fitness come si vede, ma guardo i video e le storie di Taylor Mega. Oggi si presentava prima di Mattino 5 con una maschera che non ho capito che ci avevi addosso, Taylor, ma abbastanza interessante e misteriosa, e questo è un modo di fare quel percorso. Se il percorso è prostituirsi, io continuo a dire c'è un limite morale che va posto evidentemente a chi compra come a chi vende, questo è chiaro, anzi se posso essere più chiaro ancora, va posto a chi fa il pappone di questa situazione, cioè le piattaforme che ci guadagnano centinaia di milioni di dollari l'anno facendo la transazione tra chi compra e chi vende. Quindi scusa, allora io interverrei su quel punto, cioè per io cui, metterei fuori per legge cui la tua posizione è Taylor Mega benvenga, la Oddone no, non malvenga la piattaforma su cui le persone, pochissime persone si servono
del però, corpo dell'auto. Però sai che ti dice la piattaforma? La piattaforma ti dice: non è che io ti ho detto di mettere le tue foto dell'intimo, metti quelle che vuoi. Ma io voglio fare una valutazione, come ti ho detto, di tipo morale, e normativamente dire che quella piattaforma in Italia non deve avere accesso, perché credo sia un messaggio sbagliato da dare ai nostri figli, che ci si possa arricchire sostanzialmente. Allora, per quello che vale, volevo chiedere a Dadino che cosa pensa degli acquirenti di queste foto, di questo materiale. Ma l'ho detto, la questione riguarda chi compra come chi vende. Lo stigma morale è su entrambi, evidentemente. Ho detto di più, lo stigma prevalente è sulla piattaforma stessa, che è quella che fa i miliardi su questo carnaio che si è messo in campo. Io voglio chiudere la piattaforma. Ma io dico proprio le persone. Sì, sì, ma si è capito. Lui giudica, la stessa cosa. Io prima cosa che dico è assolutamente sì, ai giovani lasciamo lo spazio di aprire mercati nuovi, idee nuove. Ce ne sono tantissime. Una volta... Il messiere è il più vecchio del mondo, però. Lei confonde il nudo, la pornografia... con la prostituzione. No, c'è una sentenza della Cassazione che la valuta come prostituzione. Tre cose molto diverse. Quello che fa l'Audone io non lo so, il nudo alla piattaforma probabilmente manco lo sa l'Audone che cosa vende, vede solamente quali sono i picchi di vendita. Poi l'Audone può vendere lo shampoo, il nudo, la pornografia o la prostituzione, la piattaforma è ignota, nel senso a loro non interessa. C'è chi vende foto dei capelli. Secondo me Adinolfi ha perso un'opportunità. Allora, ci sono due temi. Uno, che ritorna la centralità della famiglia. Ora, male o bene, ritorna la centralità della famiglia e della vita personale. La contraddizione è qual è il prezzo da pagare. Bisogna anche capire cosa lasci in eredità morale o di immagine però, ai tuoi figli. Però, Mario, prendo il punto dell'Alessandrucci. L'Audone poi ha fatto una scelta di anche, come hai detto tu... andare all'hard, ma su quelle ma piattaforme... è ovvio perché no aspetta più, su quelle piattaforme c'è gente che mette foto dei propri capelli per dire, cioè esatto. C'è gente che gliele compra. Sì ragazzi, non facciamo giochi su non è che quella piattaforma c'è solo pornografia. Vanno i contenuti hard, i soldi con cui che no, si non solo, non solo, no, non solo, stai sbagliando. Non solo, non questo solo. È parlare... no. E vanno prevalentemente i contenuti hard. Tant'è e demonizzare che sono i contenuti che è un errore. Non è così, però informati, non è così. Forse le piattaforme è che così, frequentai, è così, ma questo non è così, non è zero, tutto così. Signor. Non è tutto così. È così. La forza di OnlyFans è che è l'unica piattaforma che ha concesso l'utilizzo del porno. Perché prima sulle altre piattaforme, su Instagram, non puoi far vedere neanche un capezzolo. Adinolfi, c'è differenza tra nudo, porno e prostituzione? Nudo, porno e prostituzione, c'è differenza? Quella piattaforma non è che adesso lì, vogliamo bannare ha permesso tutto. Ciò che su altri social non potevi fare. Questa è la ragione per cui carità, quella piattaforma ha cominciato a diventare miliardaria. Ma Lucci, Mario, resta un secondo perché abbiamo aggiornamenti da Roma. È stato preso ieri sera l'accoltellatore di quella ragazza, di quella turista alla stazione Termini. Si tratta di un ragazzo polacco, forse. Possiamo dire... un vagabondo. Mario Adinolfi, però cioè, a me viene un senso di frustrazione oltre che di insicurezza, tra l'altro per essere corretti nelle cronache tutte le stazioni del nostro paese sono luoghi dove la percezione di sicurezza è molto bassa. A Milano il giorno dopo un uomo è stato accoltellato, è stato preso l'accoltellatore. E perché frustrazione? Ragazzi, le telecamere ci sono. Se vai alla stazione ci sono i militari, la polizia, cioè è uno dei luoghi più presidiati, cosa possiamo farci di più? Beh, possiamo fare molto di più, Francesco, la verità è io pure parlo dal rione Pigna che confina con Esquilino, quindi è una situazione di degrado progressivo. La stazione Termini era rinata qualche anno fa, purtroppo c'è stato un continuo abbassamento dei livelli reali di controllo e sicurezza. Sì, ci sono dei presidi, oggi ci sono i controlli perché c'è stata l'accoltellamento, ma nel tempo ordinario purtroppo si è lasciato fiorire un'attività di
criminalità diffusa, microcriminalità vogliamo definirla, ma comunque diffusa, dove lo spaccio di droga e la prostituzione insieme ai bivacchi rischiano di far diventare una zona che deve essere il cuore della città, il luogo che accoglie, come dicevi, 500.000 di persone ogni giorno, un luogo che è un vero e proprio far west, cioè qui ognuno fa quello che vuole, quello che gli pare, in maniera sostanzialmente incontrollata. E lo ripeto, è un regresso, perché era stata ripulita la stazione Termini, si stava molto meglio qualche anno fa, sono alcuni anni che non si fa nulla di sostanziale per presidiarla, soprattutto nella fascia d'oraria del buio, che è il momento di maggiore pericolosità della zona. Si può fare di più, si deve fare di più, spero che governo e amministrazione locale si prendano carico della questione, perché non è vero che sia inevitabile che la stazione Termini sia in queste condizioni e con questa scena. Che mi sembra davvero incredibile questa immagine, è incredibile quell'altro video che vi abbiamo mostrato, quello in cui quest'uomo si accende una sigaretta e quello in cui viene per fortuna identificato. Guardate l'indifferenza delle persone che camminano, come se nulla, come se fosse normale, una qualsiasi normale baruffa, perché lì è consentito la zona franca. Guardate qua, siamo una zona franca in cui può accadere una roba del genere. Non deve poter accadere, e noi stessi dobbiamo essere occhi e sentinelle affinché questa follia non si ripeta. Grazie Mario, grazie a Guglielmo Mastroianni, al tuo ospite, ci fermiamo.